su una montagna è silenziosa e deserta. Lungo la mulattiera che gli austriaci costruirono per giungere nei pressi dell'Ortigara, e dove un giorno raccolsi la punta ferrata del Bergstock che è qui sulla libreria, ora non passa più nessuno. La neve, che come ieri e oggi è caduta abbondante, ha cancellato i sentieri dei pastori, le aia dei carbonai, le trincee della Grande Guerra, le avventure dei calciatori, e sotto quella neve vivono i miei ricordi. Quanti libri ha Mario? Sì, sono una dozzina ormai. Una vita per scriverli? Beh, insomma, quasi, perché ho fatto anche altre cose. Sono andato a far legno, ho fatto un impiegato dello Stato, guerra, ho fatto figli, ho raccontato storie. Quindi ce n'è tanta di storia prima del primo libro? Certamente. C'è tutta la mia infanzia passata al paese, nella mia vecchia casa in centro, proprio lì tra chiesa e municipio. Da lì era partita tutta la stirpe della mia famiglia, eravamo in tanti. Tanti fratelli? Noi eravamo 7 fratelli, ma nella casa ricostruita dopo la prima guerra mondiale eravamo anche 20-22. C'era la zia del nonno, le sorelle del nonno, il cognato del nonno, il fratello del nonno che era ritornato dall'America, poi gli zii, i figli di mio nonno, mio padre, noi 7 ragazzi, poi i miei cugini, e poi c'era sempre un via vai di persone, che siccome avevamo commerci con la pianura, portavano giù le merci, portavano su quello che era necessario. E Mario cosa faceva in questa famiglia di 22 persone? Giocavo tanto. Giocavo tanto e poi eravamo in tanti, nemmeno se ne accorgevano se si stava fuori tutto il giorno. E c'era mia madre che ogni tanto ci chiamava, no? Usciva sulla porta a chiamare uno o l'altro perché era ora di mangiare. Ma questo vecchio zio che era tornato dall'America diceva non chiamarli per mangiare, quando hanno fame vengono, chiamali solo quando c'è da lavorare. Mario, però voi qui avete avuto una cosa che... Quando lei è nato, da bambino, era ancora presente anche con le sue tracce, cioè la Grande Guerra. Certamente, mio papà aveva fatto la guerra, i miei zii anche. E un fratello di mio padre era morto in guerra, e anche i cugini di mia madre. Ma chi aveva fatto la guerra non ne parlava. C'era questo mio zio che era stato alpino col battaglione Bassano, combattuto qui in altipiano, cioè non parlava mai. E ricordo qualche volta a tavola mio padre invece che era fante, no? Ma era stato fortunato perché era un comando del reggimento, non era mai andato all'assalto. E qualche volta lui, mio papà, che era presidente dei combattenti, roba del genere, esaltava questo fante del Carso, la patria. E questo mio zio, invece, suo fratello, lo prendeva un po' in giro. In questa educazione sentimentale, dove c'entrano i boschi, la famiglia centenaria, e la scuola, e il dannunzianesimo, qualche crepa, qualche dubbio rispetto alle cose incomincia ad avvenire quando per te? Primo settembre 1939, ero andato nel bosco a far legna, sento chiamare il mio nome in fondo alla valle, era mio fratello più giovane che mi chiamava, sono sceso giù dal bosco e mi ha detto è arrivato un telegramma, devi rientrare al reparto, ed era che la Germania di Hitler aveva aggredito la Polonia e dovevo riprendere la strada e interrompere la licenza. Dovevo fare la scorta della legna per la mia famiglia, non sono riuscito a finirla e ho dovuto ripartire. E mi ricordo sul treno, da Vicenza, da Aosta, mi richiamati, persone molto anziane, che vedevi la tristezza.
proprio queste persone così tetre, avvilite, avevano lasciato la casa, la moglie, i figli, contadini, montanari che andavano a raggiungere i reparti nelle caserme. Ed era un treno che odorava di naftalina. E quando salimmo poi sul bianco, il Col de la Seine, vedevamo giù la Francia, ma non c'era differenza. Guardare verso la Val Veny e la Val Ferret e guardare verso il di là del Col de la Seine, le montagne erano uguali. Ricordo le ragazze che ci venivano a salutare, perché tutti via da quelle parti avevamo una ragazza, e sabato si andava sempre a ballare sui palchetti. Ricordo queste ragazze che ci accompagnavano piangendo. E lui ci scherzava, si rideva, si cantava. Facevate gli smargiarsi un po'? Un po' di smargiarsi, un po' si diceva che finirà presto. Fu quando arrivamo su in Val d'Aosta, in Maville, dopo Aosta, che la sera del 10 giugno sentimmo il discorso di Mussolini. Non sentimmo, perché eravamo fuori nel bosco sotto le tende, ma ricordo un alpino che era andato in paese a comprare due gavette di vino per giocare alla mora. Mi disse che Mussolini aveva dichiarato guerra alla Francia e all'Inghilterra e che per le città gridavano come matti. Noi sentimmo invece un gran silenzio. Non si parlò, non si disse niente. Non si giocò nemmeno più la mora, diventammo proprio così silenziosi. Anche se fino al giorno prima queste cose non ci avevano toccato. Ricordo che avevamo sceso il fuoco. E passò un sergente che poi è morto il 26 gennaio a Nikolaevka, è un sottotenente, anche lui morto a Nikolaevka il 26 gennaio, che si disse spegnete i fuochi, siamo in guerra, pisciateci sopra. Allora tutti pisciare sul fuoco per spegnerlo, e poi sotto le tende un brusio, un parlare sottovoce, si accendeva qualche candela. E questo sergente, questo sottotenente, che passavano, che dicevano spegnete le candele, siamo in guerra. E noi si continuavamo a borbottare. E poi gridarono il silenzio. E sentimo il cannone. Il fronte occidentale è un assaggio di quello che poi vi aspetta? Sì, è stato un assaggio, anche se breve, ma abbastanza duro però. Abbiamo visto subito la disorganizzazione. Ci hanno mandato in combattimento con i viveri in natura, ossia carne cruda e pasta cruda. Avevamo in fronte due giorni di combattimento in alta montagna, non si poteva accendere neanche un fiammifero, che si sparavano addosso le artiglierie. Perciò abbiamo mangiato la carne cruda e la pasta cruda. E si andava a cercare nei zaini di francesi, abbandonati, dei soldati francesi, perché dentro avevano delle gallette straordinarie, che si sembravano persino biscottini. Poi venne l'Albania invece, no? E l'Albania fu la guerra più brutta, la più brutta che l'Italia abbia fatto. Fu peggio che la Russia sotto certi aspetti. Camminavamo per le colline lungo il mare paludoso. La terra era arida, cespugliosa. I rari olivi, fichi, si erano inselvatichiti al punto che non distinguevi dai cespugli. Non avevano frutti. Un paese di serpi. Sì. Sembrava di essere ritornati indietro dei mille anni. Mario Rigoni Stern aveva sempre a che fare con la posta, eh? Sì. All'epoca. Faceva il postino spesso. No, io facevo il portaordini. Le bufere, il freddo dei lantanti che non permetteva il funzionamento degli apparecchi radio, che erano fatti con cofani di pile. Per alimentare le stazioni radio. Le pile non sopportavano il freddo. Allora bisognava andare a piedi, a portare un ordine dentro una busta gialla che chissà poi magari cosa diceva, e riportare indietro la busta firmata per ricevuta. L'orgoglio del popolo italiano, da sì, casa vi pensavano, certo, no? Certo, non vi certo. Mandavano dai licei, le belle liceali? Ah, sì, ci mandavano gli oggetti di lana fatti in classe e durante le ore di lezione magari. E com'erano questi oggetti? Beh, le sciarpe erano tutte piene di colori, proprio l'ideale per tirarsi doccia o le fucilate, erano verdi, gialle, rosse. E che scritto sono qui. Ecco qui, sparatemi. Poi avevano guanti che andavano bene per fare le calze, difatti adoperavamo i guanti per metterli intorno ai piedi. Beh, erano le madrine di guerra, li pensavano. Ma in casa mia erano più pratici, sapevano che cos'era la guerra, mi hanno mandato delle maglie felpate e della farina gialla da fare la polenta. Allora, avere la farina gialla da fare la polenta era già qualcosa, ma... Se si ragiona ora a mente fredda, se un esercito ha bisogno della farina gialla, la polenta da casa per andare avanti, è ben triste. Mario, prima di arrivare a raccontare come ha cominciato a scrivere,
parto dalle tracce di quel libro e da anche altri racconti suoi che parlano di quella campagna. Il combattimento del primo settembre. Ci dissero domani dovete andare all'assalto. Ci saranno i tedeschi con i carri armati, con l'aviazione e con l'artiglieria che ci appoggeranno. Invece i tedeschi non ci appoggiarono affatto. Fu soltanto da parte loro vedere come si comportavano gli italiani in combattimento. Stavano fermi nei loro osservatori a guardare noi che si andava a morire. Come una prova. E gli alpini che la mattina sembravano impazziti. Non è che ci avessero dato da mangiare o da bere o ci avessero esaltati. Gli alpini andavano avanti in mezzo alla steppa e gridavano l'ena fera e una fiera. Ed era una continua esplosione di mortai, raffiche di mitragliatrici. E siamo andati avanti in mezzo alla steppa e ogni tanto vedevi... Cosa c'era per terra? Erba? Erba secca. Una scarica di mortai colpì il mio plotone e feci 18 morti. L'alpino che era davanti a me fu colpito, mi ricordo il caporalmaggiore Storti, con le gambe amputate da queste schegge. Storti si sorregge a terra puntando i pugni, tutto intorno è rosso sangue e sole. E mi disse, accendimi una sigaretta. Gliela accendo. E lui morì. Gli avevo detto, verranno portati via i portaferiti. Invece non veglia, morì. E andammo avanti. Occupammo le posizioni di russi, i russi vennero a contrattacco, insomma rimanevamo in pochi. E lì la prima volta disobbedì ai degli ordini. Fu quando un ufficiale nostro, salito su un piccolo carro armato di bersaglieri ritornando indietro, mi ordinò di sparare a un commissario politico e un maggiore d'artiglieria, che avevamo fatto prigionieri, e forse li avevo feriti io con delle bombe a mano. E li avevo disarmati e medicati col mio pacchetto di medicazione. Mi gridò a Masteri, spara, spara. Non sparai, naturalmente, li guardavo. A uno avevo preso la pistola e quell'altro la falce e martello in oro, per tenerli come ricordo. Che tipo di guerra è questa dell'Italia? La nostra guerra era sempre una guerra di aggressione verso gli altri. Siamo andati noi a portare offese agli altri, e gli altri si sono difesi. Però in mezzo a questa guerra decisa in questo modo, poi i racconti del sergente sulla neve sono racconti di incontri con le persone, anche con i nemici, oppure con le popolazioni occupate. Dove infatti ti... io non ho mai considerato nemico quel che mi era davanti. Eravamo noi i nemici loro, veramente noi eravamo i loro nemici, ma loro non erano i nostri nemici. Com'è possibile mangiare una minestra con i nemici dentro l'isma? Ma lì è la cosa è molto semplice. Ho chiesto permesso. Poi mi si bussa davanti a una porta chiusa. E da quel momento che io ho chiesto di entrare, loro mi hanno accolto. Non ero più un nemico, ero un disgraziato che aveva fame. E tutto quello. Fu così. Com'è che si perde pian piano, che non si è più uomini, che si vegeta? Quando non si ragiona più. Quando sei impaurito. Quando il tuo cervello è ottenebrato dalla paura o dalla bestialità. Vedevo i polottoli infilzati nella neve, a raffiche, un giorno mi centrarono con un tiro di mitragliatrice. Trattenevo il fiato. Adesso muoio, dicevo. Cercavo di trattenere il più possibile l'aria dentro i miei polmoni. Perché mi sembrava che trattenendo l'aria dovesse trattenere anche la vita. Sergente Maggiù, Gary Valen in baita. Beh, siamo arrivati in pochi. Dov'era Giovannin quando glielo chiedeva? Eravamo qui. Guarda, questo è il Don e questo è il Volga. Qui è giù il carco dove siamo usciti dalla sacca. Questi giorni stavamo camminando, nel 43, in questa zona, ma Giovannin già non c'era più. Giovannin è nel Sergente sulla Neve? Sì. Dove è nato il Sergente sulla Neve? Beh, il Sergente sulla Neve è nato quassù. Eccolo quassù, Kaliningrad, la Masuria. Ero in un lager. Perché eri finito in un lager? Dopo l'8 settembre del 43. Ritornati dalla Russia. Dove eri? Eravamo a Brennero.
E lì ci prese l'8 settembre. Tentai di scappare, dico raggiungo le Dolomiti e poi piano piano arrivo a casa. Mi presero invece i tedeschi e mi portarono a Innsbruck. Da lì, caricato sul treno, naturalmente con pochissimo cibo, 7 giorni di treno, con un pezzo di pane, senza acqua. Siamo scesi e abbiamo mangiato l'erba, che era nel lager. La mattina era rasata come fossero passate le pecore. Poi di là ci hanno mandati a lavorare. Lavoravo sulla ferrovia che saliva verso Leningrado, per noi rimane Leningrado come rimane Stalingrado, dove c'era l'accerchiamento famoso dove morirono 600.000 civili di fame. E lì passavano le tradotte lungo la ferrovia che portava i soldati al fronte. E perché uno che sta lavorando a fare la ferrovia tutto il giorno, che fa il manovale, che si spacca la schiena, deve pensare di mettersi anche a scrivere? È perché avevo tutti gli appunti di quel che era stata la mia vita dal 38 fino al momento della ritirata di Russia. Su piccole agende mi annotavo. Quando ero in Val d'Aosta, se facevo una gara di sci, se avevo fatto una scalata, se avevo ricevuto posta, eccetera. Un diario? Un diario, ma appunti brevissimi, due parole, tre parole, per firmare un ricordo. Questo lo feci fino a quando arrivai sul Don. Lì l'agenda finiva e incominciò la ritirata. Durante la ritirata non c'era il tempo, né la possibilità di prendere nota. E l'anno dopo, quando mi trovai quassù, ripresi queste mie memorie, ricordando quello che era capitato l'anno prima. Un anno dopo? Un anno dopo. Non era più un diario, era una memoria fresca. E rivissi quel tempo come, forse in maniera più drammatica, nel tempo reale. Perché avevo così vivi i ricordi, i volti dei miei amici, che mi sembrava di avere il dovere di scrivere quello che era accaduto. Scriveva anche di quello che succedeva in quel momento? No. Quello che era successo soltanto in quel momento, un anno prima, in quei giorni. E non di quello che stava vivendo in quel momento? No, assolutamente. Per me quel momento non esisteva. Esisteva solo per me in quel momento la ritirata di Russia, il ricordo dei miei compagni. Nemmeno il pensiero di casa. Nemmeno della mia ragazza, di mia madre addirittura. E non sapevo niente di loro. Era come se ritornassi a vivere in quei giorni. Era qui. Se lo avessi dovuto scrivere 2 anni dopo non sarebbe stato più quello. Allora, anche ora mi capita di leggere memorie di quel tempo, di gente che c'era. Ma non sono una realtà. Qualche volta sono come si avrebbe voluto fosse andata, non come è andata. E molte cose vengono rimosse. O altre cose che non sono capitate realmente, vengono inventate. C'è qualcosa di cui non ha scritto? Ce ne sarà senz'altro. Ma che non ha voluto scrivere? Ma in quel momento no. No, non che non avevo voluto. Perché tutto quello che volevo dire l'ho detto. Ho raccontato di come sono entrato nell'isola, ma ho raccontato anche di quando ho trovato le donne e i bambini morti nella neve. E io passavo e c'era un vento, un freddo, e c'erano questi corpi nudi lì nella neve, e il vento con la neve che li levigava. Ed erano bambini, erano donne, e li ho visti passando. E ho girato lo sguardo, gli ho scritto, giro per non vederli, ma ho aggiunto, loro ci sono anche se non guardo. Com'è finita l'avventura del lager? È finita che dopo 20 mesi ero a Graz. È stato un momento molto drammatico. Avevamo come custodi degli SS ungheresi che erano stati crudeli con noi.
Alla sera ci richiudevano nelle baracche, non ci lasciavano uscire. Dovevamo durante il giorno, un po' di tempo abbiamo scavato fosse anticarro per le strade della città. Poi invece, quando venivano i bombardamenti, sgomberavamo le macerie. Io ricordo a Graz che un nostro compagno, era un meridionale, non so se napoletano o di dove fosse, che l'hanno trovato mentre tra le macerie aveva preso un pezzo di pane e si era messo in tasca. L'hanno ucciso lì. E quella sera non mi feci vivo, mi nascosi e piano piano risalito le Alpi. E il libro dov'era, Mario? Nello zaino. Avevo dei fogli legati con lo spago. E a Tarvisio, un pezzo di giornale per terra, c'era un piccolo titolo, Mussolini e Storben. Mussolini è morto. Era lo stesso per i soldati che combattevano dall'altra parte? Era lo stesso per gli americani che erano qui a combattere, per gli inglesi, i francesi o i russi che ha conosciuto? Si trovavano in situazioni diverse. Io penso, i russi intanto erano da parte della ragione e combattevano convinti di difendere la loro terra, la loro casa e le loro famiglie. I tedeschi d'altra parte erano convinti di combattere per il Grande Reich. Noi non si combatteva né per Mussolini né per il re, si cercava di salvare la nostra vita. A un certo momento, quando rimasi comandante di un caposaldo di 70 uomini, mi sentii una grande responsabilità, la più grande responsabilità della mia vita. C'erano questi amici che mi guardavano e mi chiedevano cosa dobbiamo fare in caso di ritirata. Dov'è l'Italia? Che strada dobbiamo prendere? E mi guardavano e mi domandavano tante cose come se io dovessi sapere tutto. Invece ero come loro. Sapevo dove era il nord, dove era il sud. Sapevo la direzione da prendere, ma più di tutto sentivo la responsabilità che avevo verso questa gente. E dopo tanto tempo, ripensando, dico, se io, un povero sergente degli alpini, poco istruito, avevo letto qualche libro soltanto, sentivo questa grande responsabilità verso la vita di ciascuno di loro. Che cosa avrebbero dovuto pensare i generali o i capi di governo, Mussolini, Vittorio Emanuele, Roatta, eccetera, Badoglio, degli uomini che a milioni erano stati affidati a loro? Forse non avrebbero dovuto dormire di notte. Ma forse non si sono mai posti neanche la domanda. E dico sempre, quando entro su questo argomento, il momento culminante della mia vita non è quando ho vinto premi letterari e ho scritto libri, ma quando la notte dal 15 al 16 gennaio sono partito da qui sul Don con 70 alpini e ho camminato verso occidente per arrivare a casa e sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo. E riuscire a partire dalla prima linea, organizzando lo sganciamento, quello è stato il capolavoro della mia vita. Il sergente sulla neve finisce con l'arrivo della primavera, nell'attesa di un treno che dovrebbe portarvi in Italia. E finisce con dei giorni passati dentro un'isba, credo non molto diversa da questa. Nei dintorni di Gommel eravamo. Ero andato a dormire in quest'irba, dove il pomeriggio venivano un paio di ragazze a filare la canapa. E c'era una culla appesa al soffitto, dentro la culla un bambino, che ogni tanto piangeva. Allora muovevano la culla, il bambino si calmava e queste ragazze cantavano. Sembrava che la guerra fosse molto lontana. E in più mi ha detto che stava piazzato di solito sotto il tavolo. Ah, sotto il tavolo. Sotto il tavolo. Normalmente mangiava anche sotto il tavolo? No, quando era cena la sera. E cosa curiosa, arrivavano dei partigiani che operavano nella zona. Forse erano i parenti, i figli di quelli che ci avevano ospitato.
e mangiavano con noi, mi chiamavano a mangiare con loro. Torno a un tavolo tutti assieme. E dopo mangiato ritornavo sotto il tavolo. Quel treno poi è arrivato? Sì, per andare in Russia ci voleva un treno per ogni compagnia. Al ritorno bastavano pochi treni per riportare tutto il corpo armato alpino. E cosa vi aspettava in Italia? Le feste? Quando siamo arrivati a Udine hanno aspettato che venisse buio per farci uscire dal treno e attraversare la città per le strade più nascoste e ci hanno chiuso in caserma a fare la contumacia. La contumacia? Per il tifo. E fu lì che dopo una settimana che eravamo rinchiusi, io con dei compagni saltavo la mura e andavo a casa dei contadini a mangiare. Qualche volta è una vanità di dire il vecchio, no? Ho tanti anni e magari dici sono ancora in gamba, guardate, ho 80 anni, presto vado ancora a sciare, e vado ancora in montagna, vado a giro così, è un po' così. Ci sono. Sì, appunto, no? Più di dire vecchio direi che ho proprio tanta vita dietro le spalle. Noi ieri ci davamo del lei, oggi ci diamo del tu, non abbiamo deciso il momento, sembra uno sbaglio, però... Ma no, vedi, ci sono delle cose che gli uomini capiscono immediatamente. Ci sono delle persone che si incontrano, prima si assaggiano, poi quando si sono assaggiati, un po' studiati, vedono che possono camminare insieme, come noi adesso. Come hai dormito? Beh, non ho dormito molto, direi, questa notte. Parlare di ieri, rievocare certi momenti, la guerra, ieri sera non riuscivo a prendere sonno, poi a un certo momento mi sono svegliato e allora ho passato in rassegna tutti i febbrai della mia vita. Ossia, diciamo dal 38 al dopoguerra, 46-47, dove ero, cosa facevo, le stagioni, ricordare di amici, ecco sì, le stagioni di mare, ricordare gli amici, gli amori, ma più che altro però era quel parlare di ieri di guerra. Mi dispiace che ti provochi questo, però... Sai... Però guarda, appunto pensavo, no, sì... Che sono necessarie queste cose, perché la gente ha memoria labile. Senti, però, se già ieri parlarne ti è costato così tanto da non dormirci, cosa sarà successo quando sei tornato a casa? Beh, guarda, quando sono tornato a casa per un anno, ma più che la stanchezza fisica, perché ero malato, ero magro, avevo sempre febbre, volevano farmi ricoverare in ospedale, io non volevo andare in ospedale. Era l'incomprensione che ho trovato grande. Cioè? Incomprensione da parte anche di familiari, di amici. Perché se raccontavo qualcosa di quello che avevo visto, non volevano credere. Non erano ancora arrivate le testimonianze sui campi di sterminio o sulle stragi dell'Est in quegli anni che vanno dal 41 al 45. E io li avevo visti, no? Sembravano fantasie. E allora? E allora, cosa vuoi? Avevo pensato di una cosa strana, di farmi una tana sottoterra. Perché pensavo che in altra maniera non si potesse vivere. E dicevo, c'è un luogo, e c'è ancora questo luogo, e ogni tanto lo vado a vedere, dove non passa quasi mai nessuno. Pensavo di scavarmi una tana come facevo in guerra. Coprirla con tronchi e andare sotto. Ti sei mai sentito un reduce? Oddio, un reduce, un sopravvissuto? No, un reduce. Ho scampato mille volte alla morte, questo sì. Cosa c'è da imparare dai sopravvissuti?
Tante volte la lezione di sopravvissuti non serve, perché abbiamo visto che poi la guerra ha ripreso. Ha ripreso in giro per il mondo ogni latitudine. E allora anche chi è sopravvissuto al lager, chi è sopravvissuto a campi di concentramento, chi è sopravvissuto a battaglie, e vede ripetersi queste cose, gli viene da dire ma la gente non capisce proprio niente. Era il dramma di Primo Levi. Quando hai conosciuto Primo Levi? L'ho conosciuto appena uscito il sergente e appena uscito da sequestro un uomo. Ci siamo scritti, ed era il Natale del 1953, e una intervistatrice che era andata da Primo gli aveva chiesto con chi vorrebbe passare il Natale. E Primo gli rispose: vorrei passarlo con Rioni e una baita in montagna, noi due soli a guardare il fuoco. Io gli scrissi, incominciò un'amicizia, lo invitai a venire, siamo incontrati, non venne subito quell'inverno, nemmeno altri inverni venne, il suo sogno era quello di stare un po' insieme in qualche luogo, come un luogo come questo, noi due soli a passare magari un inverno. Non ce l'avete mai fatta? Non ce l'abbiamo mai fatta, ed è un rimpianto. Ricordo quando incontravo Primo Levi aveva mille problemi, personali anche, e qualche volta ci apriva il cuore l'un con l'altro. Anche la pianura, la festa della liberazione, il giorno della pace, in quel maggio del 45, non erano ancora per me. Non mi accorgevo delle rondini, del suono delle campane, dei fiori di ciliegi, del canto dei tori, delle api sui colchici, perché ancora avevo i comandi armati. Sì. Come frustate su un animale che non reagisce. Neanche la strada dove avevo giocato, la strada dove ero nato, la tovaglia bianca sotto la luce, riuscivano a estraniare la fame, il freddo, le battaglie, le morti innaturali, il lager. Di notte nel sonno urlavo, di giorno boschi. Un giorno invece ascoltai una cosa. Era una scure che stava tagliando un albero in cima a una montagna. E camminai su verso questo rumore. Mi ero accorto che c'era una scure che stava battendo un albero. E ho trovato. Era un vecchio boscaiolo che avevo conosciuto da ragazzo. Stava tagliando un albero secco, un seccarolo, diciamo noi. Mi guardò bene su, mi salutò e senza dire niente mi porse il suo boraccio di legno. Teneva 2 o 3 litri d'acqua. Hai sete, vuoi bere? Me la porse. Ecco, quel gesto di offrirmi acqua senza che chiedessi niente. Quel dirmi come che se fossi partito il giorno prima, che andassi a cercare uno per chiedere un po' d'acqua, come si faceva tra amici in bosco. Ecco, questo mi ha aperto. E allora ho ascoltato e ho sentito anche il canto dei fringuelli, il canto dei tordi, quello delle campane, e ho riscoperto anche gli uomini. Il libro che avevi cominciato a scrivere nel lager, quasi scritto, era fermo? Era fermo. Tu pensati, era lì, allegato con uno spago, in un angolo, al punto che un giorno lo raccolsi nel cuccio della cagna, che era riuscito in qualche maniera a tirarselo dentro. Qual è il tuo albero preferito? Direi il larice, perché vive sulle rocce anche dove non c'è niente. È come i montanari che resistono sulla montagna in una baita malgrado tutto. E poi bella invece la betulla. La betulla elegante, bella, è come una giovinetta la betulla. La betulla è la Russia e il larice è l'altipiano. Hai ragione, è così. I due poli della tua vita. Hai ragione. Poi la betulla è stata molto cantata dai poeti russi, in poesie molto belle, sia Jesenin che Pasternak. Senti, il bosco ti ha guarito. Sì. Un po' la testa, ma tu hai anche imparato a guarire te stesso. Tua moglie dice che pasticci col propoli delle api. Fai... Beh no, non pasticcio niente, quando mi ferisco e ho qualche cosa che mi rovina, un taglio, il propoli non va, non c'è niente che può superare il propoli. Ma poi bruci il propoli in casa, fai sì, il vapore. Guarda, per quando c'è l'epidemia di influenza, una paletta di brace e sopra un po' di propoli, giro per la casa, profumo le stanze e disinfetto l'aria. Quindi con le api hai un buon rapporto? Sì, difatti quando erano di buon umore loro e di buon umore io,
andavo con le mani dentro nelle anni, con le mani nude, tranquillamente, le maneggiavo, le prendevo con le mani e loro passeggiavano su di me senza far violenza, diciamo. In Amori di confine, parli di un'abete chioccia. Ah, sì. Intorno a questa abete, dici lei, crescevano centinaia di abeti bianchi di ogni età, figli. Lei era plurisecolare, ma un giorno nel 53 venne un funzionario che ordinò di abbatterla perché diceva che il durame dentro era cavo, pericoloso. Mm. Al taglio risultò sana. Da lei si ricavarono ben 11 metri cubi di legname, 7 carri in più di legna da ardere. Ma caprioli e urogalli abbandonarono quel posto per diverso tempo e a noi ora manca qualcosa. Qui abbiamo un faggio in altipiano che la tradizione dice piantato quando venne la notizia della scoperta dell'America. Sarà stato forse qualche 10 anni dopo, forse nel 1500 circa. Ed è in un posto dove Carlo Emilio Gadda aveva le postazioni delle sue mitragliatrici. Sono riuscito a scoprirlo leggendo giornali di guerra di prigionia e parlando con Gadda. Io pensavo, nel centenario della nascita di Gadda, di dedicare questo faggio multisecolare. Vi ho fatto proposta al comune, avevo parlato con amici, ma la cosa morì lì. Per me è ancora lì, e per me è il faggio di Gadda. E, beh, mi veniva da chiederti un'altra cosa legata a questa. C'è un tuo racconto in cui parli di una tua discesa giovanile a Bassano. Ah, sì. E della visione della pittura di Jacopo Bassano, sì. Sì. E di un tuo ritorno sulle montagne a cercare, nelle forme delle linee delle montagne, quelli che sono i paesaggi di Jacopo da Bassano. Infatti io, quando vedo i quadri di Jacopo, mi sembra di trovare la mia gente. In certi quadri riconosco le fisionomie dei miei compaesani. Lui era oriundo dell'altipiano. E i suoi paesaggi poi rispecchiano molto la nostra terra. C'è un luogo dove io faccio passare il mio racconto a Jacopo durante una sua visita a Giacomo, che doveva fare un affresco, dove è proprio poco lontano da qui, nella zona di Meletta di Fozza, guardando verso nord si vede la piana dove siamo noi, poi il bosco intorno e lo sfondo della cima d'asta. Io penso che proprio lui l'aveva fotografato nella sua memoria e poi l'ha dipinto su parecchi quadri come sfondo. Tra le altre cose, a San Giorgio Maggiore, entrando a destra, c'è una natività di Jacopo. Ci sono delle persone rappresentate che io richiamo per nome. Tanto sono simili a persone che io ho conosciuto e che conosco. Per la gente dell'altipiano, tu sei lo scrittore, ma sei anche l'uomo del catasto. Ma ero quello che era catasto. Più che lo scrittore, sono quello che era catasto. Perché lì capitavano un po' tutti. Per i villeggianti che vengono da giù, tu sei lo scrittore da invitare a passeggio. Sì, sì. E invece per i vecchi pastori sono Mario del Toni, il Toni era mio nonno, siccome mio nonno era ben conosciuto, allora diceva che è il nipote del Toni Star. Allora per loro sono così, per i forestieri sono uno scrittore, per i compaesani sono quello che era il catasto. Non sei la gloria locale da esibire? No, forse pretendono quelli che vengono da fuori, ma non sono nessuna gloria. Vedi, fa piacere incontrare delle persone importanti, parlare con loro, scambiare delle idee, anche scrittori, anche filosofi, anche persone come te, che anche tu sei una persona importante. Ma questo va bene, ma non mi dispiace parlare con boscaiolo, con pastore, con malghese, con operaio, con emigrante, con idraulico, perché la vita è fatta anche da questa gente. Forse con un pastore non vincevi a carte così facilmente come hai vinto con me. Ma no, perché i pastori hanno più tempo anche forse a giocare a carte, ma sono molto furbi, penso anche io. Sono furbi i pastori. Vedi, questa neve proprio di pieno inverno, neve fredda, come la farina, non riesce a fare una palla di neve, perché siamo a temperature basse. Noi le chiamiamo bristana. Bristana? Perché non è proprio una nevicata densa, compatta. Sì, nevica, ma non è proprio una nevicata di quelle serie. Perché avete tanti nomi per la neve. Certo. Ogni stagione, ogni neve ha il suo nome. Quella che abbiamo, questa è la bristana, che è nel pieno dell'inverno. Poi quando ci avviciniamo verso la primavera, abbiamo
la neve del cuculo, la neve della quaglia, la neve della lodola, la cuca snea, la bacatella snea, la cua snea. Poi abbiamo anche la neve della vacca, appunto la cua snea. In primavera, quando il sole durante il giorno scioglie la crosta sopra e camminando non sprofondi, quello è Arnus, dove Arnus in longobardo mi dicono vuol dire corazza. È la neve con la corazza, che non sprofondi e cammini puoi andare dappertutto. E quando è alta poi, no? Riesci a camminare a livello degli alberi non molto alti e ti sembra poi dire quando non c'è più, ho camminato quell'altezza, era come essere sospesi nell'aria, sì, su una nuvola. Tu mi riporti un tempo quando ho finito di scrivere Il sergente nella neve, dopo essere stato pubblicato, venivo quasi considerato uno scrittore. E che ti succedeva? Mi succedeva che mi arrivavano delle voci strane. C'erano i professori che leggevano Il sergente e dicevano: ma guarda, questo come si permette di scrivere. I topi, punto esclamativo e basta. Dice il lepre. Insomma, lo passavano il libro con la matita rossa e blu. Per divertirsi poi magari a farmi dire che come io, ignorante qual ero, mi fosse permesso di scrivere un libro. Riuscivo a dire che non me ne importava niente. Perché vedevo che quando questo libro l'avevo portato a Carlo il Pastore si mise a leggerlo con tanto interesse e con tanto amore. E capiva tutto quel che avevo scritto. Ci sono le parole di Wisława Szymborska, la poetessa polacca. Dice: doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo, ma non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, passo malfermo, il fiato corto, come vivere? Mi ha scritto qualcuno, a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra. Non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue. Come vivere? Allora questa domanda ci dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni. E tutti i giorni svegliandoci si dovrebbe dire oggi che cosa ci aspetta. E allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c'è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro fatto dall'uomo, che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia. Un lavoro ben fatto è quello che appaga l'uomo. Io coltivo l'orto, e qualche volta, quando vedo le aiole ben tirate, con le tame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che faccio quando ho finito un buon racconto. Allora, dico anche questo, no? Una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella. Un lavoro manuale, quando non è ripetitivo, ricordo tempi moderni di Charlot, è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo. Un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre, quando mi incontro qui ragazzi, voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino, per bene, è più intellettuale che non fare il cassiere di banca. Perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. E allora, tutti questi lavori, che noi consideriamo magari lavori così, magari con certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali. Quindi tu dici che si danno per buone una serie di... di acquisizioni, no? Che il progresso, diciamo il progresso, la civiltà contemporanea ci dà. Sembrano realistiche. Sì. Bisogna diffidare di questo realismo. Ma per conto mio sì. Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare. Questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito
non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione, che il sole ci porta ogni mattina. E sentirai, per esempio, il canto del codirosso, poi sentirai il petirosso, poi magari vedrai un capriolo, che il capriolo è un animale notturno, incominci a vedere che rientra nel bosco, lo individui, e poi sparisce. Un'immagine che esce vai, è quella del cervo. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila. Ma prima hai sentito il brivido. Un pensiero anarchico. Un pensiero anarchico? Ma io guarda, per quanto mi riguarda, vorrei andarmene per l'eternità in giro per un bosco con un paio di sci. E cosa racconteresti? Prova a immaginare di metterli ai piedi e di raccontarmi quello che vedi. Volo, non sento freddo, non sento fatica. Vado sui miei ricordi, coi miei amori, con le persone care. Parlo con loro, godo degli alberi, parlo con gli alberi. In questo momento, guarda, sto incontrando un larice, che è un po' isolato sopra un pascolo. Sei in alto? Sono abbastanza alto, sono verso i 1800-2000 metri. E cosa c'è su questo larice? Un gallo forcello. Più sotto che altri alberi ci metti? Più sotto ci sono alberi di pino mugo, qualche macchia qua e là, e negli alberi di pino mugo, questi cespugli, quel mugo prostrato, ci sono le pernici bianche. E le pernici bianche sono come le anime dei nostri amici che sono andati di là. Stanno lì, sotto i pini mugo, sotto la neve, e aspettano il ricordo che li risvegli. Come passano lente le ore. Il freddo aumenta con l'avvicinarsi della sera. Lassù non si è deciso ancora niente, gli spari sempre più radi, le raffiche sembrano stanche. Il cielo tutto verde celeste, immobile, come il ghiaccio, gli alpini parlano poco, sottovoce fra di loro. E Giovanin mi si avvicina sotto la coperta che si è tirato sulla testa, non dice niente, torna via. Vorrei chiamarlo, perché non mi chiedi se arrivare in baita? È freddo, sera, neve e cielo uguali. A quest'ora il mio paese le vacche esce dalle stalle, va a bere nel buco fatto nel ghiaccio delle pozze, e dalle stalle fuori vapore, odore di lettame, latte, il dorsi delle vacche che fuma, cammini che fuma. E il sole fa tutto rosso, la neve, nubi, montagne, volti dei bambini che gioca con le slitte sui mucchi di neve, mi vedo anch'io tra quei bambini. Le case sono calde, le vecchie vicine alle stufe aggiustano le calze dei ragazzi, ma anche laggiù, per estremo lembo della steppa, c'era un angolo di caldo. Neve intatta, orizzonte viola, alberi che si alzavano verso il cielo, betulle bianche, tenere, e sotto queste un gruppo di isbe. Pareva che non ci fosse guerra laggiù. Fuori dal tempo, fuori dal mondo. Tutto come mille anni fa, come fra mille anni ancora. Lì aggiustavano aratri, cinghie dei cavalli, i vecchi fumavano, le donne filavano la canapa. Non ci poteva essere la guerra sotto quel cielo viola, quelle betulle bianche, in quelle isbe lontane nella steppa. Pensavo, voglio anch'io andare in quel caldo. Poi si scioglierà la neve, le betulle si faranno verdi, ascolterò la terra germogliare, andrò nella steppa con le vacche e alla sera, fumando macorca, ascolterò cantare le quaglie nel campo di grano. D'autunno taglierò a fette le mele e le pere per far sciroppi, aggiusterò le cinghie dei cavalli e gli aratri, diventerò vecchio senza che mai ci sia stata la guerra. Dimenticherò tutto e crederò di essere sempre stato là. Guardavo in quel caldo e si faceva sempre più sera. E poi? Era un sogno. Il sogno anche di oggi potrebbe essere. A un certo momento però c'è qualcuno che ti chiama. E ti richiama la realtà. E devi essere presente in questa realtà. A un certo momento lì hanno gridato ad un'altra Vestone, ad un'altra 55, che era la mia compagnia. E si è ripresa a camminare.